Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian. Toninelli, partiamo dall'esito delle comunali. Il centro-sinistra è naufragato, il centro-destra ha risorto prepotentemente facendo suoi fedi rossi come Genova e Sesto San Giovanni. Chi nonostante gli 8 sindaci aggiunti alla lista è mancato nelle partite che contano sia i capoluoghi e il Movimento 5 Stelle è un anno dagli exploit di Torino e Roma. Cosa è successo? Ma noi non ragioniamo e non combattiamo per l'obiettivo della poltrona, non abbiamo il culto dell'occupazione della poltrona di sindaco o altro ruoli istituzionali. Noi siamo nati per cambiare il paese, un cambiamento culturale, non ci interessa governare per forza a tutti i costi. Noi diciamo che vinciamo anche quando mandiamo all'interno di un consiglio comunale un solo consigliere, perché magari questo consigliere fa da sentinella della legalità, cambia la gestione dei soldi pubblici, vi fa diminuire gli sprechi, il numero di società partecipate, quindi per noi la vittoria è non solo per i 10 nuovi sindaci, e siamo in linea con le altre 4 elezioni comunali degli anni precedenti, ma per le nuove centinaia di portavoce che abbiamo nei consigli comunali. In pratica il nostro esercito, chiamiamole di sentinelle della legalità, sta aumentando costantemente e siamo alla fine sempre più forti. Ripeto, il culto della poltrona non è il nostro obiettivo, noi non abbiamo mica fatto le coalizioni, decine e decine di liste civiche, vere o finte, che però appoggiavano sempre comunque un esponente di un vecchio partito. Noi ci siamo presentati sempre solo con una faccia, la nostra, con un simbolo, gente normale, no volti noti per acchiappare voti, e questo è il nostro modello. Alle comunali ovviamente siamo svantaggiati. Toninelli, c'è anche stavolta una gran fetta di popolazione che al voto non si è presentata, quasi il 50% degli aventi diritto. Nemmeno il Movimento 5 Stelle riesce più a invogliare tutta questa gente a recarsi alle urne. Perché? Ma quello dell'astensionismo è un problema che va certamente considerato. Nella nostra rivoluzione culturale, che porta e ha già portato, perché chi le sta parlando è un normale cittadino che lavorava nell'ambito pubblico prima, nell'ambito privato, con la sua laurea in tasca, è entrato nelle istituzioni. Siamo oggi ad altre migliaia di normali cittadini, senza essere passati per la struttura piramidale verticistica di un partito come il Partito Democratico. Dobbiamo continuare su questa strada qua. La rivoluzione culturale significa che ogni cittadino deve diventare, come dice Beppe Grillo, sindaco del proprio micro quadrato di suolo pubblico. Questo significa magari diventare sindaco, diventare parlamentare o semplicemente diventare un cittadino che raccoglie un mozzicone di sigaretta in terra, lo prende e lo butta in un cestino. E come saprà, c'è un retropensiero che si è insinuato alla vigilia dei ballottaggi e che, visto il risultato, potrebbe non essere una semplice suggestione. Può essere che gli elettori di 5 Stelle e Lega si aiutino a vicenda a seconda di chi approda al secondo turno. Era successo a Torino e Roma a vostro favore, pare sia ricapitato a Genova in appoggio a Salvini e Company. Per esempio, come legge questa tendenza? Allora, io penso che i cittadini, fortunatamente, abbiano la libertà, chi va a votare, la libertà di scegliere, soprattutto in elezioni come quelle comunali, dove c'è un rapporto di vicinanza con il candidato, un rapporto di vicinanza che spesso è distorto dalle clientele, perché ricordiamoci che le clientele sono soprattutto quelle di chi fa favori direttamente, le strutture che fanno delle società partecipate, delle associazioni, di tante brutte situazioni corporative che, entrando nelle case dei concittadini, poi portano che questa gente li voti. Questo certamente è un male da estirpare. Però dire che i nostri, noi non abbiamo dato nessuna indicazione di voto, noi rispettiamo la Costituzione che dice che il voto è personale, è dei cittadini, non è di proprietà di una forza politica, anche se al primo turno questi cittadini hanno votato la forza politica, ci mancherebbe altro. Se hanno votato, come alcuni dicono, di più quelli di centrodestra, evidentemente si sentivano meglio rappresentati. Toninelli, con Lega però negli ultimi tempi le politiche paiono, se non simili, quantomeno parallele. Mi riferisco ovviamente all'euro, ma anche sullo Ius Soli, che i 5 Stelle non vogliono votare, stante così il testo. Cosa risponde a chi vede questo feeling apparente? Allora, rispondo che, da persona pragmatica, abituata a studiare e cercare di trovare le soluzioni ai problemi, la distanza tra noi e la Lega è sostanzialmente e oggettivamente abissale. Allora, prende le amiche degli soli, io le accenno all'immigrazione. Problema immigrazione che è esploso purtroppo negli ultimi anni: 2012 13.000 sbarchi, 2016 181.000, 2017 si parla di oltre 230.000. La Lega ha partecipato a vari governi, è stata
stesso al governo, in un periodo, parliamo di 10 o 20 anni fa, quando chiunque stimava e prevedeva che i flussi migratori dal Corno d'Africa sarebbero incredibilmente aumentati. Ma le ripeto, chiunque non ha fatto nulla, ma il motivo è chiaro, la Lega vive esclusivamente di un voto d'opinione collegato all'immigrazione. Con la ruspa contro i campi Rom, che tra l'altro poi di fatto crea, come il ministro Maroni pochi anni fa con sindaco Alemanno a Roma ha dato 10 milioni di euro per i campi Rom, che si sono visti che cosa hanno creato, ci hanno creato mafia capitale e i delinquenti di Buzzi e Carminati che ci mangiavano insieme ai politici, è una totale contraddizione di termini. Jussoli, il Movimento 5 Stelle è a favore nel merito di un diritto di cittadinanza, a favore di chi viene a abitare in Italia, di chi ha studiato in Italia, di chi vuole integrarsi nella cultura italiana. Però il Movimento 5 Stelle è il sottoscritto, sono persone anche, ripeto, concrete e pragmatiche. È folle oggi parlare di diritto di cittadinanza per gli stranieri quando bisogna prima gestire a livello europeo e non nazionale il problema immigrazione, perché l'immigrazione oggi purtroppo è un problema quasi esclusivamente dell'Italia, che è lasciata sola, che ha già dei problemi enormi occupazionali, che ha circa 8 milioni di poveri, e se non consideriamo tutti questi argomenti, gli Jussoli, diritto d'asilo, immigrazione e disoccupazione in Italia, è una follia. Questi problemi oggi, primi che le ho detto, non ovviamente la disoccupazione, vanno spostati a livello centrale europeo, dopo si potrà parlare degli Jussoli. Ma mi dispiace umanamente, non si può oggi affrontare esclusivamente, indipendentemente, a livello nazionale, lo Ius Soli senza aver affrontato immigrazione e diritto d'asilo. E a proposito di Ius Soli, avete subito svariate critiche per non aver preso una posizione netta a riguardo, così come fu per le unioni civili e le strategie sull'immigrazione. È così, su temi in cui subentra una rilevanza etica, il Movimento 5 Stelle fatica a trovare una posizione netta? No, a me dispiace che passino sempre questi messaggi. Sull'immigrazione abbiamo fatto votare oramai 3 anni fa in Parlamento una mozione che è un impegno al governo a fare tutta una serie di cose. Prima di queste intervenire insieme a altri organismi internazionali e a gli altri stati membri dell'Unione Europea direttamente su luoghi di provenienza e di transito africani, spostando lì e non a Lampedusa, in Puglia, in Calabria, centri di accoglienza e centri di richiesta asilo. Da lì poi gestire con una modifica del regolamento di Dublino la assegnazione ai paesi europei se di coloro che esclusivamente di coloro che avevano il diritto d'asilo. Oggi avviene che loro arrivano qua in Italia. Noi li dobbiamo gestire perché il regolamento di Dublino ti dice che è il paese di primo approdo che deve gestire tutte le faccende inerenti ai richiedenti asilo. Qua rimangono nei centri di accoglienza da 1 anno a 2 anni, che è una follia, mentre negli altri paesi ci rimangono al massimo 6 mesi. Si è creato un sistema mafioso di magna magna in cui i partiti, ovviamente i vecchi partiti, NCD in particolare nel CARA di Mineo, ci hanno mangiato un sacco di soldi. Noi diciamo interveniamo. Poi non lo so perché sono soluzioni concrete queste, non capisco come mai si dicono che non abbiamo delle idee chiare. Le idee chiare non le hanno coloro che i problemi non li hanno risolti o addirittura non li hanno create. Lo Ius Soli è la stessa cosa, oggi non si può fare lo Ius Soli. La situazione attuale purtroppo non ci permette di intervenire su un qualche cosa. Oggi siamo già uniformati con Ius Culturi, Ius Sanguinis, cioè se sei figlio di un cittadino italiano sei già cittadino italiano, che è parametrabile più o meno a quella situazione che è proprio degli altri paesi europei. È ovvio che ci sia un dibattito, perché nell'etica è giusto che ci sia una libertà di coscienza e di opinione, ma il Movimento 5 Stelle è compatto nelle proprie opinioni anche sui diritti etici. Toninelli, lei fa parte della Commissione Affari Costituzionali, ci dica quando si andrà a votare, con che legge, i cittadini non ne possono più. E martedì avete incontrato Davide Casaleggio e Beppe Grillo, che hanno insistito su unione e sul rinnovo del sogno che avevate quando siete nati. Che significa questo? Avete perso quell'entusiasmo, non siete più così coesi al vostro interno, e da dove questo bisogno di rianimarvi? Addirittura Grillo ha scomodato sul suo globo il celebre discorso di Al Pacino nel film Una maledetta domenica. Allora, il voto in cui questo paese avrebbe dovuto averlo l'indomani del 4 dicembre dopo la, grazie al cielo, immane sconfitta di Renzi, Boschi e Verdini sulla schifosa riforma costituzionale che cercavano di portare avanti. Noi abbiamo fatto di tutto, dando anche delle soluzioni per farlo. Ovviamente l'attaccamento alla poltrona e al vitalizio di questi professionisti della politica non ci ha permesso di farlo. Beppe non ha detto che noi non siamo più sognatori, sta parlando con uno che non guadagna soldi e farà 2 mandati e lo fa come missione, con l'umiltà di un ragazzo che studia e cerca di dare il massimo nell'incarico che sta ricoprendo, come tutti i colleghi. Il significato di quello che ha scritto Beppe è:
dobbiamo cercare di essere giusti, precisi, perfetti, perché abbiamo contro tutto un sistema che è unico, un magma unico che lega gli imprenditori, grossi imprenditori, alla De Benedetti o alla Caltagirone, proprietari di metà, se non di più, dell'informazione italiana, che forma le opinioni, che finanziano tutti i partiti, eccezione fatta noi, e che ricevono dai partiti finanziamenti, dalle banche dei partiti soldi. Ricordiamole ai cittadini italiani e in Australia che De Benedetti, di cui cavoli, quasi si ha paura di parlare, ha circa 1,5 miliardi di euro di esposizione di soldi presi dalle banche, che non ha sostituito. Solo MPS, che si è salvata insieme ad altre banche con 20 miliardi di soldi pubblici dei cittadini italiani, si è scritto su alcuni giornali, ha preso 600 milioni di euro di finanziamenti, di prestiti dalle banche, non li ha mai restituiti. Questo è il massimo dell'imprenditoria che abbiamo in Italia. Quindi Beppe che dice: noi non possiamo permetterci errori, noi non siamo singole persone, siamo un insieme di persone che non deve mai dimenticarsi di essere intelligenza collettiva, e solo così realizzeremo il sogno di andare al governo e di salvare il paese. Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.